Ottantesimo anniversario del bombardamento inglese del 27 febbraio 1943. Si è svolta la ricorrenza dell'ottantesimo anniversario del bombardamento inglese del 27 febbraio 1943 sul quartiere di Santa Lucia a Siracusa, che causò la morte di 56 civili, tra cui tanti giovani adolescenti. Si è svolta anche la giornata del ricordo siracusano, un'iniziativa organizzata dal Comune di Siracusa, dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, dall'Associazione Culturale Lambadoria e dalla Proloco di Siracusa presso la Basilica Santuaria Santa Lucia al Sepolcro, alla presenza di autorità civili e militari, tra cui il comandante del distaccamento aeronautico di Siracusa, tenente colonnello Roberto Tabaroni, e il vicecomandante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, maggiore Giacomo Mazzei, il generale Massimo Lucca, ufficiale dell'esercito italiano e delle associazioni d'arma di Siracusa, tra cui il delegato regionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, ammiraglio Vincenzo Tedone, e una folta rappresentanza dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Siracusa, guidata dal coordinatore provinciale, brigadiere Emanuele Di Mari.